Ciao mondo, oggi nuova postazione per una nuova tipologia di video. Appunto, oggi cucineremo insieme, faremo tre colazioni che secondo me per la primavera e estate sono fantastiche. Se vi piace questo genere di video, fatemelo sapere nei commenti o con un mi piace, che ho tantissime idee appunto per questa rubrica. Oggi vi farò vedere tre colazioni che sono nella mia top list delle colazioni preferite. Mi piacciono da impazzire, riempiono molto, danno molta carica soprattutto per la mattina. Poi sono fresche e per appunto queste stagioni sono perfette. Sono stracarine per essere fotografate perché soprattutto se siete come me che fotografate tutto il cibo che mangiate, queste sono perfette. Quindi adesso vi lascio alle tre ricette. Iniziamo subito con questa rinfrescante acqua detox. Ci serviranno delle fragole, del kiwi, una fettina di limone e dell'acqua. Iniziamo mettendo la frutta che abbiamo lavato e tagliato in precedenza dentro l'acqua. Per rendere tutto ancora più fresco, io aggiungo sempre qualche cubetto di ghiaccio ed ecco qua, la nostra acqua detox è pronta, semplicissima da fare, rinfrescante e perfetta per la stagione che sta per venire. Adoro preparare questa ricetta soprattutto quando sono al computer, così posso sia bere che mangiare allo stesso tempo. Ci sono svariate ricette per questa acqua e se volete un video apposito, lasciatemelo scritto pure nei commenti e io vi farò un video apposito su tutti i tipi di acqua detox perché ognuna ha dei principi diversi, dei benefici diversi. La mia colazione preferita durante l'estate. Ci servirà della frutta fresca, io preferisco le more ma non le avevo, dello yogurt greco, dell'avena oppure del muesli, io preferisco il muesli, e ovviamente un bicchiere dove mettere tutto. Incominciamo con lo yogurt greco, ne metto due cucchiai sul fondo, poi passo al muesli, faccio un altro strato di muesli, faccio uno strato di frutta e ripeto le operazioni con lo yogurt, il muesli e la frutta. Come avete visto, è una colazione veramente velocissima da fare, poi d'estate è molto fresca. È buonissima, riempie tantissimo, fino a mezzogiorno, l'una, non avete fame e veramente per rilassarvi 5 minuti la mattina è il massimo secondo me, magari guardando i social, magari guardando Twitter, Instagram, Facebook, un video su YouTube. Io veramente 5 minuti la mattina per fare questa colazione mi rilassano tantissimo. Ora passiamo ai buonissimi pancake ai mirtilli, ci serviranno 2 uova, 100 g di farina, un pochino di lievito, un cucchiaino circa, 5 cucchiai di latte, 4 cucchiai di zucchero e un pizzico di sale, dei mirtilli, dello sciroppo d'acero, sempre se volete, e del burro. Io ho già separato il rosso e il bianco dell'uovo, al rosso aggiungo il latte e mescolo. In un setaccio metto la farina e il lievito e ovviamente setaccio tutto. Aggiungo anche lo zucchero, il sale e mescolo per bene. Al composto aggiungo i bianchi montati a neve delicatamente dall'alto verso il basso, un po' alla volta.
aggiungo anche i mirtilli e mescolo senza schiacciarli. Ora ci spostiamo ai fornelli e ci servirà un padellino con del burro e mettiamo 2 cucchiai di composto per ogni pancake. Quando si formeranno delle bollicine sulla superficie che scoppieranno, i pancake sono pronti per essere girati. Altri 2-3 minuti di cottura dall'altra parte, quando saranno ben dorati saranno pronti. Infine decoriamo con del burro, con lo sciroppo d'acero e con dei mirtilli freschi. Voilà, i nostri pancake sono pronti. Adoro fare questi pancake, soprattutto quando ho un po' più di tempo, perché sono un po' più lunghi da fare rispetto alle altre ricette, ma sono veramente veramente buonissimi. Mi piace mangiarli soprattutto ascoltando un po' di musica e guardando fuori dalla mia finestra, mi piace tantissimo, oppure con i social sempre. Ricette vi siano piaciute, spero che questo video vi sia piaciuto. Se appunto volete ancora questo genere di video, fatemelo sapere giù nei commenti e con un pollice in su. Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti per non perdere i prossimi video. Io vi ricordo che giù nell'info box ci sono i miei 3 social network, Instagram, Twitter e su, dove potete cercarmi con Giorgio Makeup oppure il link direttamente in descrizione. Io vi ringrazio per aver visto questo video, vi mando un bacione, ciao!